Felice adesso, fine della me. Non urlare, ho mal di testa. Però tu non devi fare tardi se poi la mattina dopo sei una meba di minchia. È colpa di Michel Hunziker, mi ha fatto bere e non... Anche basta. Lei ieri stava bella imbenzinata, a un certo no, punto, a un certo punto. Non è che devi difenderla adesso. Comunque ha retto più di Ax. Però non siamo qua a parlare del nuovo trasmissione che porteremo su questo canale. No, anzi, siamo qua a parlare anche di quello. Sì, volevo farlo. No, raga. Guardami gli occhi, raga. All together now. All together now. All together siamo now, le vodka di ieri erano all together. No, ma che vodka? Oh, raga, io sono totalmente astemio. Questi qua sono portoricani, dove cazzo sono, sudamericani, non hanno mai lavorato un giorno in vita loro, campano col sussidio statale, oggi devono trapanare. Alle 6:30 io dormivo. E loro lavorano, vedi, perché loro fanno i lavori che gli italiani non vogliono più fare. Trapanare la minchia alle 8 di mattina. Va bene, dai, andiamo a vedere sta roba. Chiamo Indiana in arte Huntress D. Cos? Io chiedo come si chiamano, loro me lo dicono e me li dimentico. Ma questo è l'età. Scusa, mi sono dimenticato il nome. Kumi. Pensa un po' quanto mi sono ricordato. Ales. Aist. Ales. Ares, sembra più una tassa, come limo. È l'uomo delle parole che non si devono dire in questa trasmissione. Io non posso bipparlo, bippatelo voi, ragazzi. Tasse, testimoni. Andiamo avanti, per favore. Sa che già ho detto anche fatture, che io. No! E non gliene l'ha capito. E non gliene frega un cazzo. No. Il nome normale ci sta più. Ma non sono nomi napoletani, Ciro. Normali napoletani. No, non sono normali. Mimmo. Al di là del nome, occhio. Al di là del nome, non me ne frega un cazzo. No, benissimo. Eletta. Non è che hanno esagerato a inventarti, ti hanno fatto troppo bella? Cosa? L'anima che ha messo in faccia. Cos'è che gli hanno detto, gli ha messo in faccia? E infatti non ho capito bene cosa ha detto lei. Posso, scusate, perché posso schippare al contrario. Sono un po' Gigi D'Alessio. Guarda, non me ne frega un cazzo. Non è che hanno esagerato a inventarti, ti hanno fatto troppo bella? Mio papà mi voleva chiamare selvaggia. Mio papà mi ha messo in faccia. No, non me l'ha messo in faccia, mi voleva chiamare selvaggia. No, ha detto mio papà me l'ha messo in faccia. No, ha detto mio papà mi voleva chiamare selvaggia. Ah, no, mio papà me l'ha messo in faccia. No, Barlo, vedi il che nome. Il nome me l'ha Elettra. Questa è proprio la faccia da Elettra, mamma mia. Tipo, cioè, quando sei nata, cioè, questa è la faccia da stronzo che chiamiamo Daniele. Lei la faccia di Elettra l'ha chiamata Elettra. Angelica. Io non capisco cosa dice. Tra le due. La mamma la voleva chiamare Angelica, il papà la voleva chiamare selvaggia. Angelo dell'elettricità. È angelo di luce. Elettra. Elettra, l'angelo del... Zampettando. È morta. Mesce tette. Perché lei non sa la congiunzione. Mesce in questa parola. Questa fusione. Mesce tette. Pure quei ha detto. Mamma mia. Mesce la tette pure. Minchia, sembra una ritata. Il vento. Sento odor di Simonucci. Vento odor di Simonucci. Al vento. Il vento, raga. Qual buon vento. No. Ah, è uguale alla regia che abbiamo noi. Sì. Uè, perché? Non c'è il guacamole. Uè, che non riesce a dirlo. No, raga. Cosa? Niente, la camminata più lunga della storia dell'uomo. E anche più falsa di quella della luna. Stavo dicendo vento. Cos'è? E pequegno. Stavo dicendo gue ventennio. No, no, meglio di no. Guardala. Chi è? È una. Arriva. Donna. O un cavallo. Magari è un uomo con l'asterisco. Che cazzo ne sai? Cosa sta sniffando? No. Si è addormentato. Ma perché riescono le troppe dita dalle piedi? Vabbè. Ave Maria, no. Chi è? Giuseppe Ferrà. Non la sa. Ah, Giuseppe Ferrà. Scusiamo. Non ci serve. Frega un cazzo. Sono napoletano. Ti accompagno dal piano, vai. E Giuseppe è Schunitz, stato po'. Provare delle emozioni grandissime. Sì, nel cuore, no, come un sogno. Non riesce più sta minchiata? Auguro ad ognuno di. Il c***o. Osservare le piccole cose. Cioè, le cose sono. Cosa? Notano. Le piccole o non cose, tipo, sono piccole cose, non le noto. È troppo importante. Troppo. Cantare. Troppo in importante. Generale, in generale. In generale, cantare è troppo importante. Cantare in generale. Ho fatto me stessa quando ho iniziato a scrivere i miei pezzi. Ah, Madonna. Quindi voglio andare avanti così. Ah, Madonna. Rappa quindi. Vai che rappa. Vai che rappa. Hola! Vai che rappa.
Vai, vai, vai che rappa, vai che rappa. Ha trovato se stessa. Netto, netto, vai. Mi è salito. A discrezione dal nostro direttore. A discrezione mia, schippo. Non ti voglio ferire, ma forse questo già lo so. Se ti vedevo sparire, sono mai abbastanza. No, raga, no. Ma grazie, Lolo. Così piccola la stanza. No, raga, no, no. Lolo. Vorrei l'acrofobia. Schifo. Si può avere dell'acrofobia? Ma no. Ho i brividi della merda. Noi non vogliamo mai dire male dei cantanti, perché è veramente difficile esibirsi su un palco, lo sappiamo. Però raga, molte volte non ce la facciamo neanche noi, perdonateci. E la tecnica è acerba, poi se non copi Lolo è meglio, te la butto lì. Molto meglio. Cioè, sarebbe ottimale non ascoltare Lolo. Sì, di base avere proprio dei parametri a cui ispirarsi. Se c'è Ultimo, c'è Ultimo che è bravo. Ma se ti ispiri a Lolo, che cosa pretendi che venga fuori? No, però non ce la faccio, scusami, eh. No, non ce la faccio. No. Allora, no, l'idea è molto buona. No, l'idea è fighissima perché ha fatto un bellissimo melodico. Bellissimo, ha fatto l'idea del melodico, è figa. L'idea è molto buona. Di recitare, rappare, cantare, mettere pezzi melodici, mettere pezzi. Sono d'accordo con te. Se non fosse così acerba. Mi piace come la stai girando, bravo. A livello concettuale è molto figo quello che ha fatto. Tranne quella roba del Lolo, che proprio. No, ma anche, no, anche alcune cose. Però capisco anche che c'è l'emozione. Però, raga. Guarda, facciamo così, io prendo questa cicca, la incarto nella cosa della sottiletta. Sì. No? E secondo me gliela piazzo a 70-80 euro. No. Sai. Satira! Ma anche questo è girato, non ci posso credere. Energia! Cosa c'ha? Energia! Hai mangiato pane grinta stamattina o cosa? No, è un pezzo che sento tanto. Madonna, sì. Pensa agli altri, vai. Senti, ma senti, aspetta, una domanda. Ti farò loro. Non hai seguito tanto la model, cioè non riesco a capire. Non ha fatto la trap. Non è che se non fai la trap allora non stai seguendo la moda. Esiste una moda parallela che è differente dalla trap ed è esattamente quello che ha fatto. Non quindi è la che moda comunque l'ha seguita. Quella sbagliata, ma l'ha seguita. Ma quella sbagliata qua o qualsiasi cosa. Sai cosa diceva Oscar Wilde che riguardo alla moda? Tutto sbagliato, tutto perfetto? No, quello lo diceva Daniele Wilde. Oscar Wilde diceva a riguardo della moda che non ce ne frega un cazzo. Non è uno stile, è un po' un elettropop indie. Elettropop, ecco. Elettropop. Elettropop, però. Esatto. Viola, io non sai perché non mi sono girato. Perché non cantavi in italiano. Mi sono sentita un po' indecisa sulle note alte. Ma per quanto mi riguarda, un cantante deve saper cantare. Tu puoi fare questo lavoro, ma non con me. Ma lontanissima, ma lontanissima. Hai presente quella galassia maledettissima da dove arrivano i pezzi di Stella Cometa che mi colpiscono il cuore? Dall'altra parte parte della galassia, l'antimateria. Ecco, a me piace questo che tu prendi vari stili e li fai tuoi. Però fallo bene. Ma non sarà che forse tu sei funk? Alla fine. Ma che non è una cazzata. Morgan comunque è sempre maestro di vita. Perché lui dice: occhio, che queste due fusioni non ti sono venute benissimo. Però incanalandola con un lavoro funk, magari presa da lui, gli fai fare il funk, minchia spacca. Sai cos'è? Che Morgan è abituato a mischiare cose. E quindi capisce subito di che pasta sono fatte. Continuare con le metafore. No, sono metafore argute anche. Sì. Così. L'hip hop più o meno si trova in zona più o meno funk. Più o meno funk. Bravo. Prima che quei pechegni inizi a cagarmi la minchia. Più o meno. Non sei stata precisa in alcuni momenti pechegno? Però ho amato proprio ogni tua imprecisione. Forse è proprio quello che mi ha spinto proprio a. È l'imperfezione che ti rende perfetto. Questo è vero e a Elettra le voglio bene. Però secondo me però non è applicabile. Però non è applicabile a questa situazione. Guarda Ele, prendila tu. Ele, non vai, non l'avevo già in faccia. Lei ha capito. Vedi tu che sarai intuitivo. Ah, tu. Cosa con il suo linguaggio? Non farci di cazzo, ma che poi. Concentrarti sull'intonazione perché ormai. Allora devi venire nella mia spalla. Gli ruba la parola. Che l'opinione di Gigi è posta in te, mi fiderei perché è veramente un grande esperto di musica. Maestro Gigi, che cazzo ne vuoi dire? È vero. Io penso che fosse anche tanto il fatto che. L'emozione. Mi sempre da piangere quando canto quel pezzo. Ma va. Parlo. Vai a fare una carriera ottima. Capito?
dal culo mi è venuto proprio, so, scusami, eh. Viene da se piangere. Viene da piangere, allora e cattere un'altra. Capito? Stanislaschi, dai. Non andare con dentro Lamborghini. Ma perché? Perché ti verrebbe sempre da piangere. Ma sai che io scherzo? Piango. No. No, Elettra, no. Lascia stare. Io piango. Ti verrebbe lei da piangere, non a te. Ma sta zitta. Guarda cosa sto facendo. Questa puntata è aperta. Ninare, questa miscela che ha fatto questa può essere un po' onnivora, no? Onnivora. A miscela ordinaria. Un po' pasticcio, onestamente. Però bello, molto artistico. Cioè, mi ha fatto. Ti sei immaginato come se fosse cantato bene? Sì. Beh, quello è vero, il prodotto. Fidati di noi. Scegli Morgan che ti fa fare il funk e noi spacchiamo. Cioè, proprio spacca tutto, eh. Può essere, sei mischiata. Beh, Morgan è tagliato per questa cosa. Dai! Tra tutte le cose che mi potreste dare, non vorrei quella più scontata. Le barre fantastiche. Mi sa che io vado con Morgan perché mi sento collegata. Cos'è il pletro di Morgan? Offerto per voi il sacrificio per tutti. Ostia! Ostia! Oh, che figata, bravo Morgan. Bravo bellissima Morgan. Immagine, bellissima immagine, blasfemia. Consiglio il pletro sacro. Il pletro originale. Ma non è vero, è certamente. Non l'avremmo mai detto. Anch'io l'avrei, io pensavo che avrebbe scelto te. Ma guarda, ma tanto sei qua, sei buono, è Morgan. Poi quando cioè, si capisci, non è che. Cosa c'è? Guarda le mie mani. Hai accarezzato un'anguilla che sono sudate. Ciao. Basta. Pulisci anche vai. Per terra. Mi sì, sta aiutando. Aiuta. Dammi la scopa. Devo ripassare ancora perché hai fatto così. Infatti è andata lo faccio una volta io, ho fatto bene. Sì, che è un paesino in provincia di Firenze. Sì. E canto fin da quando sono piccolissima. Brava, brava. Uguale, eh? Non è cambiato una virgola. Potermi trasferire a Roma. Yeah. Musicalmente, se vieni da un paesino, Roma è perfetto per crescere a livello musicale. Hai tantissime possibilità in tantissimi locali. È molto differente da Milano. Anche perché io penso che Roma, confronto a Milano, sia veramente una buona culla per la musica, perché nel momento in cui tu arrivi a Milano hai già un'idea differente di come affrontare un determinato ambiente. Ah sì, beh, Milano è una merda, lo sappiamo, vai. Guardalo, già intesito. Ma non è neanche una brutta ragazza. Ma chi se ne fotte comunque? Neanche il suo fratello. Il fratello ha il bavagliolo perché non ha ancora imparato a usare la forchetta. Quello sempre. Fratello di cane bordello. La voce carina. Oh, dai, Morgan, no, dai. Ah, l'impostazione italiana. Non mi piace niente. Ma è troppo appoggiato. Che proprio un cazzo. Mamma mia, che angoscia, raga. Mi piace, mi piace. Impostata mega italiana pop. Non è naturale la voce. Range la raga. Ma è sforzata. A me non dà questo effetto, però boh. Dici che lei potrebbe avere un range molto più ampio. Senti come. Però ha grattato spacca. Ma è sforzata. Oh, comunque Elettra una brava, dai. Lei non voleva. Aspetta, facciamo tetta a tetta, vai. Guarda che cade. Oh, quanti anni hai? Aspetta che torno al posto. Io sono contentissimo. No, raga, fermatela. No. Ti ho dato la forza di girare. No, ero un po' confusa. Sì? Stavo venendo a schiacciarti. Ma voleva lui che la se la prendesse, no? Per nessuno. Raccontami un po'. Mi sono Vinci, provincia di Firenze. Mi sta stretto. E ho voglia di evadere. Carina, ma questo lo capiamo bene, brava. Sì. Guardati sempre delle tue origini, perché quelle sono la... Grazie, Gigi. Vabbè, ma pigliatelo per il culo, è vero. Hai una voce... Io non l'avrei mai pensato. Che avevi la voce? Ci penso io. A cosa? La stregherò. Streghetta che non sei altro. Ma perché Morgan ce lo vuole buttare tantissimo? Oh, in questa puntata è infatissimo. Da dove vengo, tra virgolette. Sì, e non ce ne frega un cazzo. E guarda, è molto interessante, però schippo lo stesso. Sì. Lo so, perché secondo me io l'avevo prima. Cosa? Quando hai abbracciato la ragazza. Ah. Cioè, gli ha fottuto la spilla. La ragazza. Cosa? Brillante. No, ma che brillante, brillantissimo. Ha perso i gioielli? Per me Morgan dice, ma dove era qua, boh? A me è tranquillo, cioè ce li ho i soldi per pagarti. E Gigi ha detto, guarda che la ragazza l'ha fatta, perché lui è abituato a determinate situazioni. Secondo te perché lui? Te l'ha fatta la ragazza. Vai, vediamo attenta. Che ti ha fatto il brillocco. La caccia al tesoro, raga. La caccia al tesoro mio. Ma c'è stato Ernestino prima? Sì. Ecco, guarda. Non è stato trovato. Ma secondo te chi lo trova te lo dice? Ma quant'è che c'è la pubblicità? Non c'è mai. Ma raga, no, però, no, Morgan, dai, Ma io ero abituato che alla televisione queste cose non succedevano. Noi ti stavamo prendendo in giro all'inizio, cioè non credevamo che fosse successo. Ma secondo te davvero. Chi lo trova te lo dice? Morgan, uno sempre più uno di noi, Madonna, io lo voglio qui, te lo dico, Morgan. Morgan,
si imbosca testa. Tutto. Sì, quello sempre. Guardalo, mefistofelico. Fammi vedere chi c'ha allora. Madonna, quella cattolica che vede che parla con gli angeli. Oh merda, non me la ricordavo. Quella che va a piedi nudi così che deve. Vabbè, fare, aspetta, lui c'ha quello. C'ha il tenore. Che è fortissimo. Che foto è questa? È quella di prima. Mannaggia, cazzo. Vaffanfunky. Poi c'ha quello che quello faceva la fusione tra me. No, quello è il giovanotti elettronico. È lui, è lui, è lui. Poi c'ha questo rock and roll anni 50. Ha la donna vampiro. No. Il rapper. L'unico. Il rapper l'unico. C'ha una tipa con i capelli verdi che però non me ne frega la un prima, cazzo. La prima quella che c'ha la Neri Marco Re, il cantante delle forte, vibrazioni forte, e una col choc da prostituta vittoriana. No. Vai. E beh, quello. Certo. Elettra ne ha 4. È arrivato a quota 9. Come ha fatto? Lo so, è scesa la Madonna, ha messo giù una mano lei. Ha soltanto due talenti per chiudere il suo team. Madonna. Gue Pequeño ha conquistato in tutto 9 talenti. Anche come Elettra, eh? Oh, signor mio. E non ce la faccio del destino lì. Cosa? Cos'è? Sono in strada, mica sono. No, questo cos'è? È finito. Che lavoro fa? Vende il folletto. No, vende il fumo. Cosa fa la prossima puntata? Metto il pianoforte e vi faccio due palle. Ha ragione. Madre. Tutti al mare. Sembrava anche a me quella. Le chiappe chiare. Dai che c'è la parte che non mi frega un cazzo. Ah scusami, non volevo distarti dallo skip. E se no poi sbaglio. Ma quindi fai skip. Però è fregno, oh, occhio, fermi. C'è tutto il pelo. Tensione. Tensione. Attenzione. Attenzione. Guarda, con la chitarra, dai, la comunque chitarra. Già hai un valore aggiunto che... Sì, che non ce ne frega un cazzo. Esatto. L'ultimo con la chitarra è finito malissimo, te lo dico. Chi era? Tua madre, quella puttana. Non mi sembrava chitarra. Che avesse sì, la chitarra. Facciamo la finita, facciamo letto, facciamola finita, invece facciamo finta. Però anche facciamola finita. Per favore anche. No. Io sono un re. Vabbè, il tipo è fregno, sa suonare e sa cantare. E tu sei una perché spada? Perché non sei diventato, perché non sono come te? Facciamo finita. Bella. Sporcala un po', hai vinto tutto. È già sporca. Sì, ma voglio un po' più bassa la voce. No. No, Daniele. Facciamo finta che quello che c'è scritto sia quello che vuol dire. C'è Gue che sta pensando a come fare un remix trap di sta roba. Con la testa! Pazza! Io davvero? Pazza! Che corna gattiene? Cosa? Ancora con queste crisi complessi. Inferiorità. No, Elettra. Anche fidati. Se hai ragione ogni tanto, non sempre hai torto. Non se ne esce da questa cosa che hai detto, lo sai? Ma quando si con la chitarra la prima. Poi come diceva così. Così, ma vedi Gigi, non è che poi. Capisci? Okay. Che ma fa? Cosa? Cosa? Doppia canna? Sì, vedi, quella è molto più lunga. No! Tano. No, Maramau. No, no, non era Maramau, era un'altra cosa, era Bamba Bau, credo. No. Ma come? Cosa succede all'armonica? Andava all'armonica. Pensavo... Uno era un flauto del traverso, l'altro era. Pensavo che era. Due double. Double harmonic. Ho capito. Double harmonic. Ma che cazzo gridi? Cioè ti sta sentendo. Ma fa culo. Ma fa culo, mi giro anch'io. Mi giro anch'io. Posso allora gridare e dare fastidio e basta. Brava, sai camaleonte. Ma ragazzi, bambino, ma che sei già da bambino piccoglioni. Sì, grazie a Dio. Devi urlare che ti... Immaginati questa, no? Che sta suonando. Che sta suonando, sta facendo una cosa bellissima. Sento urlare da dietro e da fastidio. No, da davanti. Perché lei è proprio di fronte. No, ma la sentivo urlare anche prima che si girasse, perché quella urla, no? Certo. È un bel mazzo! È un bel mazzo! Poi si gira. Vai, andate, Morgan che suona col culo. Quello che suona pure coi piedi. L'eclettico Morgan. Che si gira. Sai, sull'autosconto, sai quando ti siedi dietro e fai il tamarro? Non farlo che ti fai male. Se invece l'hai più spinta. E qui non sei girato perché lui è superiore a tutto questo. Ma qui non gli frega un cazzo. Se non è trap, rap, lolo. Oh, ma lasciate... Cosa è successo? Non ha capito la signora. Lo vuole. Ciao, Tommaso. Ciao, Tommaso. Senti, allora, Tommaso. Maschio. 32. Milano. Molto per strada, sono un basker che... Cos'è che è? Bastion. Basker. Bastion di Overwatch che spara tutti. Mi mantengo così,
ti poverino. Capisco molto perché anche anch'io scolletto per strada. Niente, no, mi mantengo così, sto per strada, ti capisco molto. No, ma prima faccio, hai fatto pure il blocco. Senti, lo sappiamo tutti che quelli che suonano in giro per strada a Milano pagano una piazzola e stanno bene di soldi. Non prendiamoci per il io, culo. Io anch'io ho fatto quello che fai tu. È una condizione che io sento particolarmente. Sì. Come natura. Sì. Cioè, tu a piedi nudi. Non puoi fare altro. Non puoi fare altro. Ma lei è molto forte comunque. Si vede che cioè il fatto già che sei un po' l'istrumentista e fai quello, sei un forte. Un po' lì come strumentista. Un lì cioè, è un po' Renato, la fisa, la chitarra. Non è il mio genere, ma dai! Sì, però. Sì, però. Mi sei piaciuto molto e assolutamente io, se ti incontrassi per strada, sicuramente mi fermerei. Ha dato due schiaffi, credo. La musica perché si vede che lo fai veramente col cuore. Oh, carina però, dai. Tommaso, sai perché mi sono girato io? Perché ti ho capito. Ah. Tu sei uno. Beh, ha cantato in italiano. Pure se non hai cantato in napoletano, io l'ho già capito, perché sono polilinguista, poliglotta, polimero. Sai soffrire. Tu sai soffrire. Come le aquile e le galline, no? Cioè, sei la musichetta e lui già ride. Tu sai soffrire, è come l'aquila e la gallina. Quando l'aquila, no? Che plana nel cielo, no? Terzo. E plana e vedi una gallina. Allora fai a girare, no? Gira. Ma si mangiano, gira. Ma si mangiano tra di loro gli uccelli? Si spennano. Gira, gira la punta, la luma, la luma, sì, la luma, la talea, ma che tatalea, ma che tatalea. Sì, sì! Arriva giù, piglia la gallina. L'aquila fa soffrire la gallina prima di mangiarla. Che cattiveria brutta che stai dicendo. Le aquile a volte possono volare più in basso delle galline. Le galline non volano. Dove sta andando? National Geographic. Raga, dove sta andando? Aspetta. Poi finiamo e poi dopo farò la schermata con quello che ha detto. Ma le galline non fanno mai volare in alto come le aquile. Mi sono girato perché ti ho capito. Tu sai soffrire. Come le aquile e le galline, no? Le aquile, a volte, possono volare più in basso delle galline. Ma le galline non potranno mai volare in alto come le aquile. Oggi su Gigi e Geo. Ma poi si è alzato per prendere l'ovazione dai colleghi. Avete visto cosa ho detto? Allora, adesso ti racconto quella del criceto e della giraffa. Perché? Ma perché ogni volta mi censuri? Lui può dire le aquile e le galline. Io non ti sto censurando, so semplicemente che non me ne frega un cazzo. Ma allora c'è il criceto, no, che va dalla giraffa. Sai cosa facciamo? Finito questo qua, me la racconti. Quella del criceto e della giraffa. Va bene, dai, l'unica. Brava, fai dire. Te la faccio dire, ti assicuro. Ha promesso, vai. Prendiamo una chitarra e suoniamo insieme a lui, dai. No, ma perché? Dai. Tre chitarre, il Kafka, cazzo. No. Io posso suonare una gallina? Sai perché i cricetti devi dargli un giro forte di scotch nero intorno? Perché sennò non me ne frega un cazzo? No, perché sennò quando te li inculi scoppiano. No. Pincia le palle a terra. Sono dei buon tempo. No, è che non c'è niente di fare un cazzo. Buon compagni. Mica tre chitarre però spacca. Cosa fanno? Wow. Cos'è? Quel pechino si sta guarda quanto. Pensavo che stesse. No, si stanno guardando i video su YouTube degli Arcade Boys. Che palle! Le pagine chiare. Sono vecchi. Pagine scure. Fanno i selfie. Mamma mia. Bello. Ma sa suonare anche la chitarra, Gigino? Oh, San Gigi soprattutto. Ti tocca il cuore con la chitarra. Sì. Si può schippare? Ma uno zingaro, un trucco. Ma cos'è? Veramente forte il tipo. Zia. Vai. Ah, la solo in tre. Solino. Madonna, che bravo cazzo di merda. Che forte, raga. Non si può fare un programma di non ce ne frega un cazzo? Sì. E invece skipperemo via. Bravo. Vai. Adesso che la spacca in bocca a Gigi. Sì. Chi sceglie secondo te? Gigi o... Dopo la cosa delle galline. Scegliere te per incontrare un panorama artistico diverso dal mio. Ah. No, allora, il panorama artistico diverso dal mio. Non mimare guarda, la censura della televisione. Sì, non mimare. Sembra che solo una mano. Non mimare le ghiandole mammellarie della signorina Angelica Selvaggia Elettra. Non sto mimando, è proprio una cosa che... A parte che dovessi usare le braccia e non le mani, per prendere proprio nella totalità della... Hai capito? Ma... E io schippo. Dai.
te l'ha suggerito, aspetta un attimo. Suona no. male detto così, aiuto. Mio... Ah, allora l'ha capito anche lei, ho capito. Ah, ho capito, ti amo. Vedi troppo, siamo... ti lascio perché ti amo fratellini. Troppo. Gigi, ti ringrazio per esserti girato per primo. Ma lui è proprio impacatissimo, ti dico, c'è tranquillo. È Gigi. E qui. È Gigi. Su Morgan. Oh, finito oh. la squadra! Quindi non vabbè, sei... era da quando ha finito l'album Panini che non era così euforico. Sai perché? Non deve twerkare. Abbiamo chiuso la squadra, sei l'ultimo della mia squadra. Sei l'ultimo della mia squadra. Ah, era il taglialegna, bravo. No, sì. La carrellata di gente che non ce ne frega un cazzo. Perché. Ma perché? Cos'è? Mamma. Beh, mescia. Team merende, team merengue. Team merengue e team merende e ti prende le merende. Va bene. L'orso Yogi credo che ti prende le merende. Sì. Morgan è il primo coach. Ma perché quel pechino ha tatuato il gatto minchia o sul non lo so. Sai che... il gatto minchia o sul minchia o minchia o. Sì, ma con le chiappette bianche quello sarà. Le chiappette bianche. Di cosa stiamo parlando? Ah, chissà il livello cancerogeno di quegli infrared sul pubblico come influirà sulla loro altissimo. Vita. Altissimo. A lui adesso non si può più girare perché ovviamente quindi sta sempre è girato. Sì. Giro no che determina la tua carriera, il tuo futuro, Sì. Ah, già questo non c'è ma ok. Ma la sensazione di vedere che si prepara. Ah, va a rompere il cazzo! No, raga. Che invidia! Quindi ogni tanto dacci uno sguardo. Sì, molto sì, guarda. Sì, siamo adesso siamo amici. Sono 21 anni che non sono. Che non scopa? Sì. Mi chiamo Brenda Carolina Lorenz, ho 21 anni e vengo da Cremona. Bene. Più precisamente. Il padre non gli devi scassare il cazzo. Chi è? Cleveland è uno, team. È uscito dagli anni 80 e non gli devi scassare. Sì, è un pugile degli anni 80. Esatto, mi ricordava un pesi botto, massimi. Un pugile Holyfield. Degli anni 80. Quello prima, quello pelato. Non mi ricordo il nome, cazzo. Pugile anni 80 nero. Lavorava in banca, perché mio padre purtroppo è venuto a mancare un anno e mezzo fa e faceva l'allenatore di basket. Ah, ecco. Beh, si vede che c'ho il gera gigante. In America. Minchia. In America? Quando si è trasferito a Cremona era perché giocava nella Vanoni. Giocava con la Vanoni? Sì. Non sapevo che la Vanoni avesse questa fetish. Trattore, magari un po' di meno quando ci sono delle novità. Va bene, non c'è niente. Sì, va bene, sei nera, dai. Puoi fare un po' più di retorica la prossima volta. Così ti apri un magazine. Fine. Sì. Ancora un blocco io. Sto attendo. Cosa ha sputato? Chi ha sputato? Non so. È Dracula da dietro, da Dracula. È un gruppo. Cardi B. Vabbè, pazza. Subito. Beh, il titolo inizia con bitch. Come faccio a non girarmi? Non senti com'è? Ah, comunque sta rappando, è una donna, quindi io non mi giro. Forte. Anche nel muoversi. Sha lega! Ma nessuno porta 69? Ma magari! Speranza! Ma come? C'ha ragione! Vabbè, mi giro, guarda, per non guardarti in faccia, non per altro. Però se ti hai minchiate che dici? Ma. Però è giusto che vada con Elettra lei. Sì. E dietro c'era proprio lui. Vai, fa il culo. Vuoi Ale? Ti piace tanto la mimica che c'ha il facciale? Sì, a me no. Cosa? Giuro su Dio, ha detto. Ma quindi non si è girato perché gli sembrava cinese, quindi questo razzismo. Con... Beh, sai che la qualità dei cinesi per sanno la roba per la contraffattura. Okay. Cioè, manifattura, contraffattura. E controfattura. Questa parola con la F basta. Mentre per in oggi. Calabria non la controfattura. Dice si sfascino. Comunque il pezzo non è facile, sì. Ma tu hai dato una grinta notevole. Grazie. Sui vocalizzi ha spaccato. Sei sicuramente. Molto cattivo, quindi mi è piaciuto. Cattiva? Molto sfacciata. Sfacciata e cattiva. Spacciata, però ho detto. Non sì, spacciata. Spacciata. Questa brand, ragazzi. Lei non sa. Non so. Che brava questa brand. Brenda, ragazzi, che lei secondo è rimorso che vorrei essere io lì. E lei si ricorda quando era giovane e nera e cantava. Quando è? Scusa, la vettura. Lei si è ricordata quando era lei stessa giovane nera cantante. Ma la ricordo. Che brava questa. Beh, si ricorda lei, devi ricordarti tu. Stronzo io. Era difficilissimo questo pezzo. Questo sì? pezzo, sì? Io sono sicuro al 100 che se veniva un italiano, no, al 100 praticamente impossibile farlo. Guarda che è italiana qui. No, possiamo ricominciare da capo. Io sono al 100, sono sicuro, al 100. Al 100, non se venisse un'italiana vera, bianca, quindi italiani veri. Quali origini? Le origini invece la mia mamma è italiana, sì? Mio padre è americano. E quanti anni hai detto? Sua mamma è la Vanoni. Oh. Ah, certo. Avete gli stessi coniglietti, voi devono crescere ancora un po' però. Lei la già no, raga. Perché i coniglietti, tu sai quella dei coniglietti e dei gamma leoni? Chi? Allora, ti spiego, il gamma leone. Insomma, la sento perché è veramente il gamma leone.
a volte. Che minchia è un gamma leone? Il leone è quello modificato geneticamente ed era gigamma post nucleare e diventa un gamma leone. Pensavo fosse una cosa fottutamente seria. No, però a volte il gamma leone può saltare più in là del coniglietto. Ma il coniglietto non potrà mai sputare i raggi gamma dagli occhi. Anche se hai gli occhi rossi perché è bianco il coniglio e si fuma le canne con comacose. Cosa? Scusa! Volevo fare i miei complimenti perché comunque il pezzo non è facile, ma... Sì? Craxi. Sei stata molto cattiva. Come cattiva? Sei stata cattiva. Cosa ha fatto? Ha caccato in studio? Questo pezzo, sì? Io sono sicuro, al 100, che se veniva un'italiana, praticamente è impossibile farlo con la precisione con cui l'hai fatto tu. È a Meritalia. Io non so come prenderla sta cosa. Io la prenderei a fucilata. Molto lontano da me, sì. Grande Gue. Grande Gue, è vero. Praticamente sempre Gigi fratello. Non si ricorda neanche come si chiama. Non mio fratello, è un fratello. Io anche rap in italiano. Canto in italiano. Vuoi fare un duetto con un rap? Sì. Lo vogliamo fare questo duetto? Fammi capire questo duetto. Con adesso che mi arrestino. Faccio un mio pezzo. Parla cantata di sobrio, che ne so. Facciamo una cosa da sobrio? Ce la puoi fare una volta? Puoi fare un pezzo da sobrio, almeno con me sto giro. E lui con il matchcheck ha fatto cia cia cia. Facciamo sta minchiata qua. Vai. Fa vedere. A te l'onore. Sobrio, sobrio, sobrio. Ma chi è Mahmood? Volando verso un altro taxi. Lei è brava. Giacchetto. Ah, capito, Lady Gaga. Allora, vedi, puoi dire il cazzo. Guarda che Gigi che non senti una parola della rappata. Dice io non capisco il rap, faccio così, ma che è sto rap? Gigi. Troppe parole, troppo italiano, troppo insieme. Raga, dimmi a me, parla con me, parla con loro, parla con me. Il cazzo che vuoi di Gue, ma spacca sempre. Vabbè, non me ne frega un cazzo, parla con loro. La notte mi sembra sempre lo scaccio, l'amore è solamente una notizia. Oh! È Mahmood. No, non se la ricordava. Signori, tutti. Tutti, la conosci tutti tu e la tutti frutta. Ma qui l'abbiamo anche fatta nel disco. Chi cosa non la ricordo. Va bene. Chissà chi sceglierà, È tutto a posto il ponte, qua. No, lo controllo sempre. Ringrazio un sacco Elettra per essersi girata. Don't worry. Sai che ha detto? Don't worry. It's Murray, ha detto. It's Murray. Non muore. Sì, hai scelto quello, lo sapevamo. Vabbè, io direi che per oggi le minchiate sono state dette abbastanza. Raga, la puntata finalmente finita e posso raccontare quella del criceto. E io aspetta, prima di raccontare almeno 15.000 like se volete l'ultimo episodio. Sì. E poi da settimana prossima molto probabilmente partirà il nuovo episodio di All Together Now. Senti, ma lasciate sotto 15.000 like o 15 messaggi o 15 minuti. Anche 15.000 lire che comunque. Adesso finalmente posso scoprire. Raccontare la cosa. Vai, no, aspetta che mi giro. Sì, aspetta che mi giro. Perché ti giri? Mi giro così. Ah, ti giri racconti, così? Sì, allora, mi fai ridere. No, adesso va, racconti. Ma se mi fai ridere, mi metti in soggezione. Allora, non è quello che voglio. Ce la faccio, raga, scusate. Non è quello che vorrei sapere cosa mi devi raccontare. Su. Non la faccio. Ciao, are you?